Ma che dicessero quello che vogliono, chi se ne Ma frega. direi che tu te lo puoi permettere tranquillamente. Parlavamo del film di Tinto Brass, Senso 45. Hai fatto mettere nel contratto tutti i dettagli delle scene di sesso. Sì. Due nudi frontali in stato di quinte. Uno. Un coito alla finestra, giusto? Un coito alla finestra. Non risulta, non pervenuto? No. Uno a letto e due performance orali. Non è vero. Adesso mi toccherà andare a vedere Senso 45. Non l'hai visto? Non l'ho visto. Non vederlo. No, perché, ma perché adesso mi hai davanti vestito, lì mi vedresti nudo, non so, magari potrebbe anche far piacere. Ma sicuramente, t'assicuro. Magari invitami quando lo vedi. Wow, aiuto! Adesso mi fa arrossire già lì mio marito. No, aspetta, ti rispondo alla domanda. No, ho messo, le clausole erano ben diverse, erano un nudo frontale integrale che ho fatto. In stato di quiete? In stato di quiete, no. Perché c'è scritto così sul contratto! La cosa era diversa, era in una scena non di sesso, perché comunque si prevede che durante il sesso sia... Dipende. In su. Sì. Beh, dipende dagli uomini che frequenti. No, beh, io ti puoi immaginare, ma capita anche che... credo, può capitare, no? Sì. A te non è mai capitato? Ho 32 anni, no? Mai capitato? Magari quando mi arrivo ai 70, sì. Ma no, è una questione di emozione. Qua adesso c'è anche... La prima volta che è uscito anche il Viagra cinese, per cui... Vabbè, però guarda che non è che uno può sempre essere super macho, può capitare. Ho sentito dire, a me non è mai capitato, però ho sentito dire che capiti. Comunque, tralasciando le tue esperienze sessuali. Ma è vero o no che avevi fatto questo contratto in cui... Allora, ti stavo spiegando che siccome c'è una leggenda che Tinto Brass, magari mentre tu sei nudo e stai girando una scena, ti inquadri da altre parti, allora avevo messo sulla clausola che quando giravo le scene di nudo dovevo avere un calzino. Un calzino? Ah, sul! Su. No, meraviglioso! E tu girai col calzino? Calzino pendulo, magari. No, il problema è che c'erano scene anche abbastanza pesantine, per cui a volte non era proprio pendulo. E tutto sto calzino. E chi era la tua partner? Anna Galliena. Sì. E non le veniva da ridere, no, perché è una gran professionista e lei, nonostante il suo calzino, faceva finta che fosse meraviglioso. No, non lo vedeva lei, lo vedeva la sua metà. Si è detto che Franco Zeffirelli abbia perso la testa professionalmente per te. Un'infinita serie di primi piani che avrebbero scatenato l'ira del protagonista di Callas Forever, Jeremy Irons. Ira esternata sul set. No, è vero? Assolutamente non vero. Non è vero. Io e Jeremy andavamo d'accordissimo. Ci sono stati un po' di primi piani. Io e Franco abbiamo avuto una grandissima amicizia che non è stato questo tripudio, come dicono. Però è vero che tu sei molto presente nel film? Abbastanza, anche perché era la parte che mi avevano assegnato quando avevo letto il copione, per cui... E quindi sono tutte malignità, che Iron sì, così geloso di te? Abbastanza. No, non è una malignità assoluta, devo dire, io, Jeremy e Fanny Ardan abbiamo avuto un ottimo rapporto tutti quanti. Poi Franco comunque siamo andati molto d'accordo, abbiamo una grandissima amicizia e sono contento di essere stimato da una persona come Zeffirelli. Non abbiamo detto che però le critiche ci sono state, come ci sono sempre. Antonio Di Polina su Repubblica ha scritto: un minimo di carità di patria ci evita di andare a fondo sul livello della recitazione, e su certi manierismi, linguaggi e toni che quando c'è la Sicilia di mezzo sembrano obbligati. Poi Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere. Ma io non la voglio neanche sentire, non mi interessa. Di Giorno e Non hanno detto cose poco lusinghiere, non so quali, però proprio su di te. Sì, lo so, immagino. Lo sai? Sì, sì. Ma secondo te avevano dei motivi loro, gelosia, o tu metti in conto che magari potresti essere ancora più bravo, devi migliorare? Ma io sicuramente devo sempre migliorare, la parola arrivo per un attore secondo me non c'è mai, anche perché dal momento che la vedi devi smettere di correre, per cui è finito tutto, e non ho voglia di smettere adesso. Secondo poi io penso che soprattutto, cioè io penso che le critiche le accetto da un critico, che l'attore facesse il proprio lavoro e pensasse al suo. 10 di vivere i sentimenti con l'istinto. Non sono tipo da progetti a lungo termine, anche se sono serissimo quando amo una donna. Per il lavoro invece uso la testa. Cioè, con le donne ti butti, sul lavoro sei più razionale? Sì, con le donne sul letto... Basta, grazie! Ordine! Adesso...
Parliamo d'altro, di quando andavi a scuola. Aspetta, mi stuzzichi. Ma come ti stuzzico? Ti stuzzicavo. Riesci a vedere ancora i tuoi ex compagni della scuola per geometri di via Giolitti a Torino? Non era per geometri, era per ragionieri. E non era in via Giolitti, ma era in via San Massimo. Chi ne ha dato queste notizie? Ma guarda, non me ne parlare. Ma ti chiamavano o no scimmia? Nemmeno scimmia ti chiamavano. Scimmia? Scimmia. No, mai tutte chiamato. Balle, vabbè, sì? Ti chiamavano, pare che ti chiamassero scimmia, forse era un altro, era quel garco là.